Un caro saluto agli amici praticanti Tai Chi Chi Gong, ma anche a tutti coloro che seguiranno questo video. Per questo motivo penso sia opportuno presentarmi e anche spiegare gli intenti di questa registrazione. Sono Massimo Mori e insegno queste discipline dal 1996 nell'Associazione Nuovo Orizzonte, qui a Firenze. Sono un medico, però con interessi ed esperienze multidisciplinari. Tra numerose iniziative, ho introdotto lo scorso anno il Tai Chi Chi Gong all'ospedale universitario Meyer per il personale sanitario. Gli esercizi che eseguirò sono solo per persone che hanno il certificato di idoneità medica alla pratica sportiva dilettantistica o agonistica. Le persone con disturbi funzionali, organici o limitazioni psicomotorie non devono eseguire questi esercizi, che non prevengono né tantomeno curano l'infezione da coronavirus. Per fare questo dovete invece seguire con rigore le indicazioni sanitarie ufficiali. Tuttavia, e questo è il motivo di questo video, la situazione protratta, emozionale, stressante che si sta tutti vivendo porta a condizioni costanti di timore, di fragilità psicofisica e di paura che con la iperproduzione di cortisolo intervengono e contribuiscono a ridurre le difese immunitarie. Psiche, stress e sistema immunitario sono correlati tra loro. Contro tale condizione emozionale di timore e di paura, gli esercizi agiscono con risultati soggettivamente avvertibili. Vanno eseguiti anche singolarmente, almeno per circa 10 minuti nel primo mattino ed anche a metà pomeriggio, ma in qualunque momento del giorno possono essere ripetuti. Quando li eseguite, pensate che non siete soli in casa e che altre persone li stanno eseguendo. Consideratevi una singolarità plurale, sviluppando così un'intenzione comune e condivisa. Ecco, gli 8 esercizi che seguirò sono rispettivamente scuotere le braccia, cerchietti articolari, scuotimento globale, il drago che nuota, battere il tamburo celeste, la respirazione cielo-terra, la respirazione a mantice ed infine la camminata dell'eroe. Primo esercizio, scuotere le braccia. Da una posizione eretta, corretta, con i piedi vicini e le mani presenti, inspiro ed espirando affondo nelle ginocchia. Stacco il tallone sinistro, faccio un passo laterale sinistro, centro il peso e vado in posizione Mapuche. Porto le mani davanti alle spalle, come le avessi bagnate dopo averle lavate, e incomincio lentamente come volessi buttare via l'acqua dalle mani, liberarle da ciò che hanno toccato. Seguo l'impulso che dal centro della schiena corre lungo le spalle, i gomiti, i polsi, le dita e oltre le dita. Butto via tutto, mi libero di ogni preoccupazione. Rallento. E pesantemente abbandono le braccia. Porto il peso sul piede destro, richiamo il piede sinistro,
lentamente raddrizzo le ginocchia, e questo era l'esercizio scuotere le braccia. Il secondo esercizio è cerchietti articolari. Come il primo, è un esercizio di Qigong di scuotimento. Con il primo abbiamo liberato l'arco articolare formato da spalle e braccia. Con i cerchietti articolari inferiori libereremo invece le catene articolari di anca, ginocchio e caviglie. Piego leggermente le ginocchia, peso sul piede destro e vado a una distanza come le spalle e poi mi raddrizzo. Apro leggermente il piede sinistro, peso sul piede sinistro e do alternativamente dei calcetti rotondi col piede destro e col piede sinistro. La caviglia è completamente abbandonata. Non sono calci a destra e a sinistra, ma è un movimento a spirale che parte dall'anca fino alla punta del piede. Se prima buttavamo via l'acqua dalle mani, qui come volessi buttare via le scarpe dai piedi. Libero bene anca, ginocchio e caviglia. Devo sentire leggermente scuotere i muscoli della coscia e muoversi liberamente la rotula, mentre le caviglie sono totalmente sciolte. Nel Qigong abbiamo due catene articolari principali. Il polso è collegato alla caviglia, il ginocchio al gomito e l'anca alle spalle. Così se col primo esercizio abbiamo liberato l'arco spalle braccia, qui liberiamo l'arco bacino arti inferiori. Rallento il movimento. Cerchietti sempre più piccoli, riunisco i piedi e questo era l'esercizio cerchietti articolari. Il terzo esercizio è l'ultimo degli esercizi di Qigong di scuotimento e si chiama appunto scuotimento globale. Piego anche qui leggermente le ginocchia, peso sul piede destro, vado in posizione Mapu. La posizione Mapu, che sarebbe la posizione del cavaliere, i piedi sono tendenzialmente paralleli, le linee di forza verso l'esterno. Porto i pugni vuoti qua, vuoti vuol dire non stretti stretti, ma leggermente morbidi, leggermente abbandonati. Incomincerò a portare avanti il pugno destro e l'anca destra, il pugno sinistro e l'anca sinistra, facendo questo movimento di scuotimento. Ma il movimento deve essere più veloce. Devo scuotere tutto. Rallento. Anca sinistra, pugno sinistro, destro, destro. Lascio andare le braccia, peso sul piede destro, richiamo e raddrizzo. E questo era il terzo esercizio. Il quarto esercizio è chiamato il drago che muoppa. A piedi uniti incominciamo a piegare le ginocchia e portiamo le mani sulle ginocchia. Incominciamo una rotazione delle ginocchia da una parte e dall'altra, mentre il bacino va a destra, le ginocchia vanno a sinistra e viceversa. Il drago che nuota come un cavalluccio marino si muove
muovendo in modo sinuoso la propria struttura. Lentamente stringiamo il cerchio e dall'altra parte. Il palmo delle mani col punto Lao Gong, palazzo della fatica, poggia sulle rotule e ne verifica anche il movimento. Il movimento lento del drago che nuota agisce dolcemente anche sulla cartilagine articolare delle ginocchia. Favorendo l'articolarità e la produzione di sinovia. Lentamente stringiamo i cerchi e lentamente ritorniamo dritti. E questo era l'esercizio, il drago che nuota. Il quinto esercizio è battere il tamburo celeste. Piego lentamente un po' le ginocchia, peso sul piede destro, vado in posizione Mapu. La posizione Mapu o posizione del cavaliere è a piedi tendenzialmente dritti, linee di forza verso l'esterno, la schiena dritta, porto i pugni davanti a me, il pugno è un pugno vuoto, quindi non rigido, non stretto, il bacino e le ginocchia rimangono ferme, mentre diventa mobile la parte superiore. Inizio lentamente. La rotazione della colonna da una parte e dall'altra, questa torsione, parte dal punto Mingmen, lo sguardo segue il pugno che va posteriormente. Il pugno sinistro batte in zona renale e sul renale destra, il destro su quella sinistra. Batte leggermente in sede renale e surrenale, zona in rapporto alla produzione di cortisolo, di cui si è accennato nella presentazione del video. Il pugno che batte sul braccio batte alla base del deltoide. Cerco di portare una spalla avanti e indietro, mentre il bacino rimane fermo. Rallento. Braccia abbandonate, peso sul piede destro, richiamo e torno dritto. E questo era battere il tamburo celeste. Il sesto esercizio è la respirazione cielo-terra. Sia questo esercizio che il successivo sono dedicati alla respirazione, quindi soprattutto all'apparato respiratorio, che sappiamo essere in questo periodo un frequente bersaglio. Inspiro ed espirando piego le ginocchia, alzo il tallone sinistro, sposto il piede sinistro alla distanza delle spalle, quindi non come il Mapu,
scendo il peso e torno dritto. Porto le mani davanti. Inspiro ed espirando scendo. Inspiro più i gomiti. Espiro e raddrizzo le ginocchia. Giro le mani, inspiro e guardo il cielo. Ruoto le braccia partendo dalle spalle, piego gradualmente le ginocchia. Dolce curvatura della colonna come il guscio di una tartaruga. Inspiro grande, vado verso il cielo, raddrizzo le ginocchia. Grande espiro, piego di nuovo le ginocchia. Torno nella posizione iniziale e ripeto l'esercizio. Inspiro dai talloni, dal punto 1R, fonte gorgogliante nella pianta del piede. Soffio da Lao Gong, dal punto al centro del palmo della mano. Giro le mani, inspiro e guardo il cielo. Con un espiro vado a prendere l'energia della terra. Inspiro, vado a prendere l'energia del cielo. Espiro, piego le ginocchia e le riporto tutte e due nel Tantien. Ripeto l'esercizio. Inspiro da fonte gorgogliante, soffio dal palmo della mano. Inspiro, guardo il cielo. Espiro, vado a raccogliere l'energia della terra. Grande inspiro verso il cielo. Raccolgo l'energia del cielo. Espiro, piego le ginocchia e le porto tutte e due nel Tantien. Sia l'energia della terra che del cielo. Un'ultima volta. Inspiro dai talloni. Soffio dalle mani. Inspiro. Come un uccello che plana, andiamo a prendere l'energia della terra, poi vola in alto per prendere quella del cielo. Un grande espiro, piego di nuovo le ginocchia, la schiena rimane dritta, e con un inspiro termino l'esercizio. Peso sul piede destro, richiamo e termino. Questo era l'esercizio cielo-terra. Il settimo esercizio è la respirazione a mantice, quindi è dedicata anch'essa, come l'esercizio precedente, soprattutto all'apparato polmonare. È una vera e propria ginnastica respiratoria. Diversamente dall'esercizio precedente, la colonna non assumerà verso terra, in avanti, la disposizione del carapace della tartaruga. Ma la colonna, che ha una struttura metamerica, come la canna di bambù, si muoverà appunto in avanti e indietro come un bambù colpito dal vento. Inspiro ed espirando affondo, apro il piede sinistro girando sul tallone, faccio un passo avanti abbastanza lungo col piede destro e lo porto lateralmente in modo da avere un passo lungo e largo, in modo di dare stabilità al bacino. Il bacino rimarrà sostanzialmente fermo, mentre sarà la canna di bambù, la colonna, andare in avanti e indietro. Mi fletto in avanti, porto i pugni introflessi, inspiro, vado indietro col tronco e espiro in avanti. Inspirando apro le mani e guardo in alto. La respirazione a mantice è una respirazione molto potente. Il mantice accende il fuoco. Apro bene il petto.
non uso una frequenza molto alta per non andare in iperventilazione. Pongo attenzione soprattutto sull'espiro, sul vuotare i polmoni. Al termine di un espiro, abbandono la posizione e mi preparo a farla con l'altro piede davanti. Inspiro, espiro, apro il piede destro, un bel passo avanti col piede sinistro, lo lateralizzo un po', petto in avanti, peso in avanti, preparo le braccia, inspiro, espiro. La respirazione all'apice accende il fuoco del cuore. Riscalda tutto il corpo. Intrarotazione ed extrarotazione delle braccia e dello spalle. Al termine di un espiro, abbandono la posizione, richiamo e ritorno dritto. Questa era la respirazione a mantice. Siamo giunti all'ottavo ed ultimo esercizio, il cui nome è la camminata dell'eroe. In questo periodo tutti stiamo combattendo contro un nemico invisibile e chi combatte contro di esso è un eroe. Vediamo questo esercizio in due tempi per poi farlo completamente. Vediamo com'è il passo nella camminata dell'eroe. L'eroe si muove tranquillo. È potente e controllato nei movimenti e unisce forza, stabilità, tranquillità, rilassamento e potenza. Prima il passo e poi il peso. Apro, passo e peso. Più starò basso, più sarò lungo il mio passo, più aumenta e si esercita la potenza del passo. Vediamo ora il movimento delle braccia che abbineremo alla camminata. Dobbiamo imparare 6 parole. La posizione di partenza è questa. Una mano è davanti che spinge e l'altra è qui col palmo verso l'alto. Le 6 parole sono rispettivamente paro, cerchio, spazio e spingo. Queste sono 4, ma aggiungeremo anche il passo e il peso. Per cui diventeranno paro, cerchio, passo, spazio, spingo e peso. Ora rivediamo il movimento delle braccia abbinato al passo delle ruote. Paro, cerchio, passo, spazio, spingo e peso. Paro, cerchio,
passo, spazio, spingo e peso. Paro, cerchio, passo, spazio, spingo e peso. E questo era l'ultimo esercizio, la camminata dell'eroe. E voglio terminare leggendovi una poesia tratta da La terra desolata di Thomas Stearns Eliot. È per questo che ho recentemente pubblicato il libro Poematica del principio Tai Chi, perché la poesia, per preservare la vita, ne esalta il senso. E voglio dedicarla a tutti coloro che non ce l'hanno fatta o non ce la faranno contro il virus che stiamo combattendo. La morte per acqua, di Thomas Stearns Eliot. Fleba il fenicio, morto da 15 giorni, dimenticò il grido dei gabbiani e il flutto profondo del mare e il guadagno e la perdita. Una corrente sottomarina gli spolpò le ossa in sussurri, mentre affiorava e affondava, traversò gli stadi di maturità e gioventù, entrambi nei gorghi. Gentile plebeo, o tu che giri la ruota e guardi nella direzione del vento, pensa a Fleba, che un tempo è stato bello e ben fatto come te. Infine, è da considerare che la poesia comprende anche l'ironia, ed è per questo che vi invito, tra altre cose, ad ascoltare il ruggito del coniglio. Lunga vita.